vero maestro è colui che arriva al punto di non voler avere sempre ragione, ossia che è capace di lasciare chiunque intorno a sé abbia ragione, perché nel momento in cui questo accade esiste la vera neutralità, esiste il vero amore incondizionato. Al di là di ogni dialettica, al di là di ogni definizione, riguarda tutto. È a quel punto che si esprime amore incondizionato, perché l'ego viene ferito facilmente, si lascia ferire facilmente e vuole avere ragione. Volendo avere ragione, non la smetterà mai di reagire in ogni circostanza. Ma io sono l'ego? No. Tu sei l'ego? No, tu sei creatore. Creatore della tua neutralità. Dove a quel punto, nella tua neutralità, al di là di quello che viene detto, e al di là di quello che viene percepito, c'è l'attuale presenza. Chiunque vuole avere ragione, chiunque vuole avere una definizione riguardo a questo e a quello. E è molto facile anche sviluppare un ego spirituale, sempre ego è. Anzi, è pure più pruriginoso, vorrei dire, perché crea un ulteriore potenzialità reattiva riguardo a se stesso, ossia veramente sentirsi ancora di più al di sopra di tutto e di tutti. Ed è quello che è. Vuoi avere ragione, hai ragione. Naturalmente il plesso solare si rilassa, perché a quel punto stiamo onorando il corpo, stiamo onorando noi stessi, stiamo onorando la nostra integrata presenza. E divertirci nel mezzo di tutto, delle cose che facciamo, senza alcuna pretesa di essere recepiti e accettati in un certo modo. Perché alla fine, nell'espressione d'amore, nella neutralità, otteniamo tutto quello che permette al nostro corpo in primis di rigenerarsi e di ringiovanirsi. E poi ovviamente diventare dei condotti sempre più sensibili a tutto quello che ci può trovare e che è significativo che ci trovi nel corso del nostro percorso di vita. E quindi con un universo enorme intorno a noi, sempre espansivo, e noi sempre più permeabili a questa ricezione e canalizzazione, conduzione. Namaste.